Mostra d'Oltremare Napoli, stamattina le telecamere di Sinapsi News e Napoli News Magazine stanno qui per testimoniare quello che sarà il processo nuovo di Forza Italia, quindi l'Italia del futuro al centro dell'azione politica. Ci sta PNRR, ci sta il famoso 40% di fondi stanziati per il Sud, molto Sud. Seguite il servizio. Fu un evento nazionale e con l'obiettivo di dimostrare che Forza Italia unisce il Nord e il Sud con una visione diversa del mezzogiorno del nostro paese, che non deve più andare col cappello in mano al nord, ma deve rappresentare una realtà indispensabile per la crescita dell'intero paese. Autosufficienza agroalimentare, quindi aiutare tutto il comparto agricolo e agroalimentare. Secondo, intervenire sul prezzo dell'energia. Terzo, accoglienza dei cittadini ucraini che fuggono dalla guerra. Quarto, ricostruzione dell'Ucraina. Quinto, la difesa europea. Che non ci siano nuove tasse sulla casa per noi è una priorità. La casa è un bene prezioso, fondamentale per tutte le famiglie italiane. Caldoro, il 40% dei fondi PNRR al sud, quanto sud ci sta in questo valore? Ma è tanto molto, Sorrento è stato un appuntamento importante, c'era come noto tutto il governo, capo dello Stato, le massime cariche istituzionali. Nei contenuti tante risorse, sud protagonista, è un sud che si deve far valere, ecco, un sud non piagnone, non col cappello in mano, un po' come i vecchi cacicchi notabili del sud volevano così prendere e basta, senza rispondere. Responsabilità, merito, competenze, formazione, quello che serve al sud è questo, e serve all'Italia, all'Italia in uno sguardo internazionale, perché anche a Sorrento si è ricordato il ruolo strategico del sud nel Mediterraneo e quello che sta avvenendo nel mondo. La crisi internazionale dimostra quanto il bacino del Mediterraneo è una risorsa straordinaria. Energia e ambiente sono i temi cruciali. Io nei corridoi romani ho sentito parlare di nucleare. Guardi, l'opzione nucleare può essere un'opzione se europea. Non la può decidere solo l'Italia o addirittura solo una regione, come se un tempo si pensava. Lasciamo stare le regioni, insomma. Macro sono importanti perché sono in un contesto europeo ed italiano, è la singola regione che si protegge il suo col piccolo giardinetto, sempre che ci sia qualcosa da difendere, ha fatto danni all'Italia, quindi lasciamo stare. No, è l'opzione europea, se il nucleare deve entrare in un'opzione europea e atlantica, perché sono scelte importanti. Beh, non è possibile pensare che per esempio la Francia ha 5 centrali nucleari, allora facciamo i numeri. Se sono energia per tutti, troveremo il modo per sostenere, che ne so, gli impianti francesi, faccio un esempio. Cioè l'Europa deve condividere alcuni grandi temi come la difesa, l'energia e chiaramente tutta la parte della sostenibilità economica, a partire da una politica fiscale, diciamo, abbastanza più omogenea. Beh, in quel caso l'Europa fa uno scatto in avanti e anche il nucleare non è un tabù, assolutamente. L'assenza del governatore campano, le schermaglie, andando oltre quelle, che valore ha, che significato ha per la campagna questa assenza? Guarda, infatti posso fare una battuta, visto che siamo nell'ambito delle battute. Io avevo un mio carissimo amico che però era un po' bulletto, un po' bullo e anche un po' prepotentello. Questo qui che faceva? Ogni volta voleva avere ragione lui. Discuteva con me e andava in polemica perché si doveva forse scontrare con qualcuno. Si alzava la mattina e io tentavo di spiegare le mie ragioni. No, ragione io. Poi si affiniva un altro amico mio e insieme sostenevamo la stessa cosa. E lui dice: avete torto, c'ho ragione io, eccetera. Poi si aggiungeva il terzo, poi il quarto e tutti sostenevamo più o meno la stessa posizione. E lui a un certo punto, da bulletto che non voleva ragionare, faceva: al contrario di quello che pensate voi, io dico che è così. Si aggiungevano ancora altri e lui sempre più arrabbiato: al contrario di quello che pensa il mondo, io la penso così. Perché c'era tra i nostri amici quello un po' più timido e introverso. Si gira forse e dice: ma non è che forse pensi di avere torto tu, se tutto il mondo la pensa diverso a me? Beh, il bulletto è rimasto solo. E quindi io penso che bisogna avere responsabilità istituzionale, lavorare. Poi posso aggiungere motivi personali per non andare a Sorrento.
per poi dire dopo una cosa diversa da quella che ha detto prima. Prima ero personale, poi sono diventati partitici. Dice no, ma quella è una propaganda per Forza Italia. C'era il capo dello Stato, presidente del Consiglio, 9 ministri, il ministro del Sud che l'ha organizzato ed è una riunione di partito. No, voglio io se faccio 2 conti. Se Forza Italia è arrivata al 90%, perché se devo mettere tutti quelli lì come esponenti di Forza Italia, questo bullo dice che Forza Italia... Allora, premesso che Berlusconi è l'uomo dei miracoli, ma gli chiediamo troppo arrivare al 90%. No, Berlusconi ha detto mi basta il 51%.